farlo nel modo giusto, se ne esiste uno, è davvero difficile. Piangere te, uomo dalle mille divise, come ti avevo battezzato, è ancora più faticoso. Nelle associazioni di volontariato ci sono tante tipologie di persone, persone che danno 50 e danno 80, 10, a seconda del tempo libero, della sensibilità rispetto al bisogno degli altri e dell'urgenza che nasce di dare una risposta a questo bisogno. Tu hai sempre dato 120, con quella voglia di fare sempre e comunque, che ti contraddistingueva. Iperattivo, eccessivo, sopra le righe, certamente, ma sempre presente, rinunciando spesso a lavoro e famiglia. Chi non insegue i propri sogni? Se tutti fossero come te, questo mondo malato sarebbe migliore. Al di là delle sterili polemiche circa le modalità della tua prematura di partita, resta tutto il bene fatto a tanta gente, tanti sconosciuti e non, in modo del tutto gratuito, e sottolineo gratuito, nonostante in questi tempi si persegua altri interessi, fortunatamente c'è ancora qualcuno che persegue questa utopia. Non so quanti interventi abbiamo affrontato insieme, non li abbiamo contati, non ci interessa. So solo che oggi perdo un volontario, un amico. La situazione di dover dare l'ultimo saluto terreno ad un amico, una prete, un podista, una persona amante della montagna. Ed oggi, come allora, è stata la montagna a portarselo con sé. Ezio, ti vogliamo ricordare per la tua disponibilità, schiettezza, diretto a dire le cose, atleta puntiglioso. Ricordo che allora avevo usato la parola della, le parole della nota canzone Signore delle Cime, che solo a leggerla ti vengono i brividi e le lacrime agli occhi, ma non trovo altro pezzo migliore per ricordarti. Ezio, un nostro amico, un nostro corridore, ci hai chiesto, Regina Grignani. Ma sono sicuro che da lassù già ci sta incitando a non mollare. È dura, ma per sempre ti porteremo nel cuore, su tutte le cime, a tutti i traguardi che taglieremo. Ezio, la tua società, ma tutto il mondo podista, o meglio, sportivo della valle, ti saluta, ma non ti dimenticherà mai. Grazie per tutto quello che ci hai donato. Ciao Ezio. Sugli interventi di soccorso della tua Assassina, con una grande semplicità, determinazione, tenacia e offrirti la tua collaborazione fondamentale per un gruppo di lavoro. Un abbraccio e un enorme grazie. Nel pomeriggio del 16 febbraio, ennesimo appuntamento, stavolta sui luoghi della tua passione, la montagna. Ci hai davvero messo dura prova, depressione e rabbia, ma ci hai anche permesso, sotto gli ultimi raggi di sole, seppur col cuore speciale degli accompagnati nel tuo sogno preferito, volare in alto. Ciao Ezio, il tuo entusiasmo non potrà che continuare a sostenerci nel soccorso di corpo.